presentata dal consigliere comunale Giovanni Lava del gruppo consigliarista civico Movimento Democratico per Collegno in merito a acqua, rimborsi dovuti alla SMAT agli utenti. Prego consigliere Lava. Grazie. Allora, acqua, i rimborsi dovuti dalla SMAT agli utenti. Considerato che all'indomani del parere richiesto al Consiglio di Stato, che ha confermato quanto precedentemente affermato dalla Corte Costituzionale, l'Autorità per l'Energia ha ribadito che dal 21 luglio 2011 la remunerazione del capitale investito doveva cessare di essere calcolata in bolletta. Per effetto del referendum del giugno 2011, gli importi indebitamente versati dal 21 luglio al 31 dicembre 2011 con il pagamento delle bollette dell'acqua vanno rimborsati. Da notizie di stampa abbiamo appreso che nell'ultima assemblea della SMAT quattro comuni, Nichelino, Rivalta, Chivasso e Avigliana, avrebbero votato contro l'inserimento della voce contestata in bolletta, mentre quelli di Vinove e Rubiana si sarebbero astenuti. Il sottoscritto consigliere di Civica interroga il sindaco per sapere qual è la posizione del comune di Collegno, se e quale mandato è stato dato al proprio consigliere nominato alla SMAT, se il consigliere Gianni Pesce è intervenuto nel merito e se come membro del comitato collegnese per il referendum sull'acqua pubblica si è battuto affinché il responso delle urne fosse rispettato dalla SMAT. Grazie. Prego sindaco. Sì, allora, con riferimento all'interrogazione, io oltre a trasmettere leggo anche la nota pervenuta dalla società SMAT e poi aggiungerò alcune precisazioni. Allora, la SMAT, in merito ai punti posti dall'interrogazione che riguardano direttamente la società, ha comunicato quanto segue, così almeno ci sono anche alcuni dati che io onestamente, pur avendo partecipato all'assemblea, non era in possesso. Nell'ultima assemblea di SMAT del 14 dicembre 2012 si è votato sulla distribuzione della quota del 44% dell'utile netto dell'esercizio 2011 secondo le percentuali indicate dall'autorità d'ambito ATO 3 torinese. I soci votanti erano 169, hanno votato a favore 162 soci, tra i quali Torino, Borgaro, Collegno, Pianezza, Pinerolo, Moncalieri, Rivoli, San Mauro, Settimo e altri. Hanno votato contro quattro soci, Chivasso, Nichelino, Rivalta e Settimo, Rottaro, mentre Avigliana, Rubiano e Vinovo si sono astenuti. Il motivo del dissenso era il mantenimento della tariffa in tariffa della remunerazione del capitale investito abrogata dal secondo quesito referendario del giugno 2011. Si evidenzia peraltro come il gestore SMAT non ha la facoltà di procedere autonomamente a determinazioni tariffarie, in quanto non è il soggetto deputato a stabilire la tariffa da applicare agli utenti che fruiscono del servizio idrico integrato. Tale prerogativa spettava prima la conferenza dei sindaci dell'ambito territoriale ottimale ATO 3 torinese ed è poi passata con decreto legge 201 del 2011 all'autorità per l'energia elettrica e il gas, anche detta AEEG, alle quali sono state trasferite le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici e con esse l'approvazione della tariffa. L'autorità ha adottato la deliberazione numero 585 il 28 dicembre 2012 con la quale ha approvato il metodo tariffario transitorio per la determinazione delle tariffe negli anni 2012-2013, ove è stata eliminata la componente relativa alla remunerazione del capitale investito. Per il periodo luglio-dicembre 2011 l'autorità ha emanato un'ulteriore deliberazione ed è la 38 del 31 gennaio 2013 per avviare il procedimento finalizzato alla determinazione dei criteri e delle regole con cui individuare gli importi da rimborsare, le modalità con le quali assicurare la restituzione dei suddetti importi, nonché la verifica di quanto sopra. L'autorità ha stabilito di dare esito a tale attività in 120 giorni dalla data di emanazione della deliberazione, cioè entro il 31 maggio 2013. Fino alla determinazione delle citate modalità di restituzione agli utenti, l'autorità ha sospeso la corresponsione di conguagli
afferente alla annualità 2011. Deliberazione, è citata la deliberazione 585-2012, pagina 15. Alla luce di quanto sopra espresso, si conferma la correttezza dell'operato della SMAT e del suo consiglio di amministrazione, che hanno sempre rigorosamente applicato il complesso normativo tariffario e hanno a suo tempo appostato, cioè accantonato, un adeguato fondo rischi a copertura dei rimborsi che saranno, intendendo fondo rischi, ma ovviamente fondo per l'attuazione del deliberato, a copertura dei rimborsi che saranno effettuati non appena l'autorità competente ne avrà dettato le modalità attuative. Quindi appena usciranno, SMAT sarà nelle condizioni di retrocedere ai cittadini quanto necessario per i sei mesi del 2011. All'interno del Consiglio di amministrazione, il consigliere Pesce ha sempre dimostrato una posizione di tutela dell'utenza, di garanzia per quanto attiene all'applicazione della normativa sui servizi idrici, in particolare di quella tariffaria, sviluppando insieme agli altri consiglieri i temi di corretta gestione societaria nella logica di miglioramento della qualità del servizio. Peraltro, come già detto, la SMAT e il suo CDA non possono intervenire in modo autonomo nella restituzione degli importi riguardanti il 2011, in quanto il gestore è soggetto passivo nella determinazione delle modalità, perché non competono. Voglio poi aggiungere che, solo per precisione, anche per ricordarlo al Consiglio Comunale, Gianni Pesce è stato indicato nel CDA di SMAT come rappresentante di tutti i comuni della provincia e non della città di Collegno, che peraltro detiene una partecipazione azionaria infinitesimale della società SMAT. E il comune di Collegno ha condiviso le posizioni assunte dalla maggioranza dell'assemblea degli azionisti sul tema posto, come si evince anche dalla votazione. Grazie sindaco. La parola al consigliere Lava, prego. Grazie, ma mi pare che la risposta sia esauriente, e sono anche contento che Gianni Pesce abbia difeso gli utenti, come credo che, non avevo dubbi che così fosse, però visto che aveva fatto parte del comitato che aveva promosso il referendum, volevo capire se all'interno della SMAT, al di là, non è stato nominato dal comitato all'interno della SMAT, però che sì, che comunque le posizioni di chi ha promosso il referendum e quindi anche di eliminazione di questo balzello dalla tariffa fosse uno degli obiettivi e quindi l'avesse perseguito insieme agli altri. Ecco, mi aveva stupito vedere che alcuni comuni avevano votato contro e quello di Collegno no, però adesso mi pare che si sia chiarito tutto e quindi va benissimo, grazie. Grazie a lei. Adesso passiamo